Nell'immediato dopoguerra mio padre decise di intraprendere l'attività in campo automobilistico e io lasciai gli studi per aiutarlo. Subito dopo venne a far parte della nostra azienda anche Nino. Da allora abbiamo sempre lavorato. Abbiamo lavorato come disperati. Ancora oggi naturalmente dobbiamo lavorare per pagare non solo i prestiti che abbiamo fatto giusto per realizzare ciò che pare ai malviventi abbia fatto a gola. Sgobbiamo tanto. È Alberto Petretto, di Ozieri. Ai banditi che gli chiedevano il riscatto per il fratello rapito sabato scorso, ha risposto no, a nome di tutta la famiglia. E tutto il paese si è schierato contro i fuorilegge. Ozieri, in provincia di Sassari, un centro tra i più ricchi della Sardegna. 50 grosse aziende agricole e i pascoli più fertili dell'isola. 11.000 abitanti. Ozieri, fino a qualche settimana fa un paese tranquillo, è in stato d'allarme da 16 giorni, da quando cioè venne rapito il 7 marzo Giovanni Campus, figlio di un ricco possidente della zona. 10 giorni dopo, il secondo rapimento, Nino Petretto. Un uomo qualunque questa volta, senza conto in banca. Un uomo che sgobba per mandare avanti la famiglia. Da qui la rivolta di Ozieri contro i banditi, per la prima volta nella storia della Sardegna. In Sardegna si è abituati al rapimento del ricco, dei principales, come chiamano da queste parti i possidenti. Semplice commiserazione verso la famiglia e indifferenza generale. Con il rapimento di Nino Petretto invece è avvenuto qualcosa di nuovo. Il fatto che i banditi reclamino denaro da chi non l'ha scuote il paese. Qualcosa di decisivo è intervenuto a infrangere le vecchie leggi dell'omertà e del silenzio. Ozieri è contro i banditi, pubblicamente. E a questo fatto, che non ha precedenti, se ne aggiunge un altro, non meno clamoroso. I Petretto non pagano, non possono e non vogliono pagare. È stata una decisione terribile da prendersi. Comunque si è giunti alla determinazione di adottare questa nostra linea di condotta in modo unanime. Abbiamo fatto questo intanto perché ci ribelliamo a queste forme di violenza, a questi soprusi, che in ultima analisi rappresentano una vergogna per la nostra terra. Come sardo, come cittadino, come italiano, desidero che qua in Sardegna ci sia pace, serenità per tutti. Noi non chiediamo altro che di lavorare come abbiamo sempre fatto. Questo è lo scopo principale. Secondo lei perché i Petretto non vogliono pagare il riscatto? Perché i Petretto non hanno i soldi. Sono gente che hanno lavorato sempre, sono venutosi dal nulla e cosa voglio che pagano? Non si può. Come si può andare avanti, mandare un'azienda? Sono 4-5 famiglie. E con i soldi che guadagnano. Automedici? Sì. Che cos'è? 850 per lei. Targa? 52-440. 440. Arma già? No, no. Nessuno. Ozieri, in questi giorni, sembra un paese in guerra. Chi ha un'arma, un fucile da caccia al cinghiale, una pistola, l'ha tirata fuori. Si chiedono a decine nuovi porti d'arma. Al comune si raccolgono le iscrizioni dei volontari civili che chiedono di collaborare con le forze pubbliche alla ricerca dei sequestrati. Nessuno meglio di noi conosce queste montagne, dicono ad Ozieri. Arma ce l'ha? Sì, porto d'arma. Che cosa? Fucile? Fucile da caccia. A due colpi? Sì. 27-11-49. 11-49? Sì. Via l'Italia? L'Italia. Automezzo non c'è. Beh, sì, come pare, sì. Arma? No. La firma? Compriamo.
questo dovrebbe incitare noi altri cittadini a intervenire seriamente, perché potremmo essere coinvolti anche noi, noi impiegati, noi siamo uomini qualunque, come gli altri, lavoratori. Ieri mattina gli alunni sono entrati in classe con 2 ore di ritardo. D'accordo con i professori hanno voluto manifestare anche loro la ribellione di Ozieri alla legge del sequestro e del ricatto. In Sardegna negli ultimi 13 mesi sono state sequestrate 17 persone. Cittadini, noi vi ringraziamo per questa vostra manifestazione. Per questa manifestazione di solidarietà con le famiglie dei rapiti, di solidarietà con le forze dell'ordine. Vi ringraziamo perché questo sta a significare un'aperta condanna da parte di tutti gli strati sociali della popolazione di Ozieri verso questi pochi delinquenti che ancora imperversano e angustiano la nostra Sardegna ed in particolare la nostra cittadina dedita al lavoro e all'operosità. Però occorre anche in questi momenti di emergenza, in questi momenti c'è un impulso notevole di forte reazione contro questi fatti, occorre anche mantenere i nervi a posto affinché la nostra azione sia più efficace e non sia un'azione disordinata. Fra pochi istanti le sirene della polizia, il bando pubblico chiamerà a raccolta su questa piazza alcune centinaia di cittadini muniti di porto d'arma, e solo quelli muniti di porto d'arma, perché si effettuerà una battuta alla ricerca di questi 2 rapiti e alla ricerca dei malviventi in località a noi in questo momento sconosciute. I volontari di Ozieri si alternano ogni 4 ore nelle battute alla ricerca dei paesani rapiti. Si dividono in pattuglie e convergono alla fine sullo stesso punto. In questo modo si rastrella il terreno passo per passo. Finora le battute sono risultate vane. Alcune centinaia di uomini tra carabinieri, polizia e civili stanno per partire per un'altra battuta. Approfitto dell'occasione per rivolgere un ringraziamento particolare a tutti quei giovani, non giovani, comunque a tutte le persone che hanno partecipato attivamente alle battute, anche se purtroppo non hanno dato un esito positivo. Li ringrazio di cuore perché ci hanno commosso, ma li esorto a non stancarsi, a continuare in quell'azione non tanto per noi o per i campus o per quelli che sono stati già rapiti, ma per i possibili futuri ostaggi.